tale quale con Ci vuole orecchio, il ricordo di Enzo Iannacci. Si può cantare e con la base non si può stonare, non si può sbagliare. Perché? Perché ci vuole orecchio, ci vuole tutto il pacco, immenso, immenso dentro il secchio. Bisogna averlo tutto. Chi ha perso il ritmo si può anche ritirare, che il discorso per chi va da solo, due note, un si bemolle fuori luogo, e è tanto di fermarsi, anche a respirare, che qui la base continua a girare. Io se stare a tempo, prego, andare, perché? Perché ci vuole orecchio, hey! Bisogna avere il pacco, immerso, immerso dentro il secchio, hey! Bisogna averlo tutto, tanto, anzi parecchio, per fare certe cose, ci vuole orecchio. Bravo Giovanni, bravo, 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 siete in piedi a cantare e a ricordare il grande Enzo Iannacci. Allora Vincenzo, inizio da te. Ma Giovanni gli somiglia pure, cioè di viso gli somigli molto, ma anche come personaggio, credo, il fatto che sei laureato, prestato la non so, c'è qualcosa che ti accomuna. Mi hai fatto un grandissimo complimento. Sì, per me era, è stato uno dei cantautori. Grazie. Uno dei personaggi più intelligenti dello show italiano, anche perché portava insieme l'allegria e la disperazione, aveva sempre questo contrasto e tu in qualche modo lo rappresenti. Lorenza. Guarda, sono veramente molto imbarazzata. Ho fatto schifo. No, ma stai scherzando? No, pensano già alla classifica. Mi sto accorgendo, sto dicendo a tutti i complimenti. Sto dicendo a tutti la stessa cosa, praticamente. Veramente una lettura precisa di un grande, tra l'altro, che non era solo, giustamente, come ha fatto notare Vincenzo, un comico. Lui faceva parte proprio del mondo della cultura, ha creato un certo tipo di teatro canzone, un po' come Gaber, hanno iniziato insieme loro, quindi sono due personaggi che secondo me sono stati colonne di un certo tipo di musica, no? Era quella Milano in fermento, no? Guarda, veramente. Complimenti tanti. Grazie. tanti Giorgio. Grazie. Ce l'ha ricordato, sai, poi quando vai a toccare quei mostri sacri lì c'è anche una responsabilità. E io, come ho detto prima sul coraggio, io ammiro molto le persone che hanno il coraggio di affrontare, di paragonarsi, no, a certi grandi artisti, ma Giovanni ci ha dimostrato che lo può fare molto bene.
Non ce la faremo mai, però ci divertiamo. Con tanto rispetto per i personaggi. Saluto Paolino, saluto Paolino. Ti promuove a pieni voti, sono convinto. Gabriele. Pensavo a due cose. Una, che c'è nel repertorio di Iannacci una canzone che io canto sempre a mia suocera quando vuole venire in vacanza con me. Vengo anch'io, no, tu no. Quella. La seconda, immaginate, perché Iannacci era un grandissimo, immaginate un medico che mentre te sta operando, perché ci vuole orecchio, cioè, però di Giovanni che dire, un artista bravissimo, io lo Azzelli, che sì, siamo conosciuti Azzelli, quindi bravo, bravissimo. Grazie, molto bene, accomodati Giovanni, bravo, prendi anche la tua.